Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al secondo appuntamento con il mondo di Cambieresti e con le tematiche dell'ambiente e del risparmio energetico. Vi ricordate di Luigi e Claudia, la coppia di partecipanti a Cambieresti che ho intervistato la volta scorsa? Beh, dovete sapere che chiacchierando mi hanno confidato che il loro interesse per i problemi dell'ambiente nasce proprio dalla volontà di contribuire a costruire un ambiente migliore per il futuro, proprio per noi giovani. È una sensibilità che loro, in quanto genitori, hanno più di ogni altro. Per questo ho provato a chiedere a Mattia Donadel, uno dei responsabili di Cambieresti, come questo progetto si possa proporre nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile. Mattia, è utile secondo te affrontare i temi dell'educazione ambientale già a scuola? Assolutamente sì, io devo dire ho avuto altre esperienze appunto nel mondo dell'educazione ambientale in cui abbiamo fatto questo tipo di lavori anche con le scuole, magari più tematico, più specifico su alcuni istituti, su energia, sull'acqua. E devo dire che i ragazzi giovani delle scuole, siano elementari, medie, superiori, insomma, se come dire, l'approccio, quello pratico, quello di mettersi in gioco, alla fine la risposta è buona, positiva, capiscono il problema e poi è anche divertente, insomma, perché si sperimentano delle cose. Ovviamente bisogna evitare l'approccio, come dire, classico, no? Per cui teorico nel senso, ci va anche questo elemento qui, la teoria, la conoscenza, eccetera, ma deve essere calata sulla pratica. Inoltre Mattia ha percepito nei giovani una sensibilità maggiore rispetto agli adulti verso le tematiche del rispetto dell'ambiente. Il problema è tradurre in pratica, in comportamenti concreti, questa attenzione. A questo proposito, ho parlato con due ragazze di 15 e 17 anni, Amelia e Sofia, incontrate durante la festa di Cambieresti. Grazie all'educazione ricevuta in famiglia, hanno imparato una serie di piccoli accorgimenti quotidiani per risparmiare energia e riciclare. Sentiamo insieme cosa mi hanno raccontato. No, alla fine cioè, io non mi sembra neanche tanto di fare molto perché comunque mia mamma fa sempre di più e poi sono abituata fin da piccola. Ormai per me è l'abitudine, esatto. Non è uno sforzo molto. Quindi faccio sempre le stesse cose da piccola, quindi. Ad esempio? Ad esempio chiudere l'acqua quando ci si lava i denti o delle boiate. Staccare la TV, il filo della TV quando si smette di guardarla. Non prendere sportine dell'acqua in giro. Perché esatto. Sennò c'è con minacce di morte molto pesanti. Quindi cosa usate per la spesa? Quella di tela? Quella di tela, esatto. Ah. Beh, però in effetti sono cose che magari... Sono piccole cose che servono. Certo. Complimenti, siete davvero brave e attente. Che ne dite di darci ancora qualche consiglio sulle piccole attenzioni che possiamo adottare tutti senza troppi problemi? Potrebbe essere una cosa riutilizzare, invece che comprare sempre bottiglie di plastica con acqua minerale così, riutilizzare bottiglie di vetro e riempirle tutte le volte con acqua del rubinetto. Se no usare più mezzi pubblici o bici o andare a piedi piuttosto che la macchina perché soprattutto andare in palestra per andare in ciclette e invece che andare in bici oppure andare in palestra in macchina e poi si va sul tapirulan. Va bene ragazze, altre cose? Beh, magari spegnere le luci, cioè non lasciare sempre tutte le luci in casa accese perché tanto non siamo tutti onniscienti, che riusciamo a stare in tutti i posti contemporaneamente e tenere accesa soltanto la luce dove siamo. Come abbiamo sentito, Amelia e Sofia hanno imparato in famiglia questi piccoli e semplici accorgimenti, ma anche la scuola può essere un veicolo per trasmettere una maggiore sensibilità per l'ambiente. Sì, infatti il Comune di Casalecchio, devo dire, sta facendo un lavoro un po' a tutto tondo e noi questo lo apprezziamo molto, cioè non ha fatto solo il progetto Cambieresti con le famiglie, ha fatto tutto un lavoro negli uffici comunali, anche lì sui comportamenti, sulle buone pratiche, ma anche sugli interventi da fare sugli edifici, per dare la dimostrazione che anche il Comune si mette in gioco. Ha coinvolto le scuole, per esempio il Consiglio Comunale dei Ragazzi, abbiamo fatto una formazione, io l'ho fatta con i ragazzi, appena finito, in particolare sui rifiuti. Adesso con loro da settembre si progetterà come dire, le modalità attraverso le quali lavorare dentro le scuole per ridurre in maniera drastica i rifiuti
però coinvolgendo i ragazzi stessi, cioè capendo quali sono i problemi che loro vivono nella scuola. Proprio pochi giorni fa avevo, come dire, avuto un incontro con loro e mi dicevano: ah, non provano sono i bidelli perché non ci ascoltano. E quindi creare dei processi partecipativi anche con i più piccoli è importante, perché li responsabilizzi, fai capire che che il loro punto di vista può essere valorizzato, è un modo per coinvolgerli, quindi per renderli veramente partecipi, attivi, insomma. Quindi si può fare se questa cosa qui non è... La loro vita può cambiare, ma che possono essere anche loro strumenti di cambiamento. Loro protagonisti di questo cambiamento, questo è il messaggio che deve passare, insomma. Grazie mille a Mattia Donadel per questa testimonianza. Purtroppo anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma tornerò presto per parlarvi di un'altra curiosa iniziativa per cucinare, stando a contatto con la natura e rispettando l'ambiente. La colonna sonora di questo podcast è Beautiful in Grey, tratto da Idea Lab di David Gielan. Un saluto da Letizia, Blogos Web Radio.